Allora, vi vorrei spiegare che cosa sta accadendo, ma chi meglio di Lara per raccontarci un po'. Innanzitutto, Lara, tu stai concorrendo, vero? Sì, corro nella categoria degli Street Rouge. Ecco, allora, spiegaci un pochino. Questa categoria qua è una categoria che i mezzi sono fatti volendo, ognuno se li può fare per conto loro. È una categoria in cui i freni sono dei pezzi di copertone sotto i piedi, sotto le scarpe dei piedi. E giri in base a come muovi. Aspetta, vediamo dalla regia, facci vedere un po' la scarpa. Meravigliosa. Giri in base a come ti muovi sul mezzo, quindi in base a come sposti il peso. E niente, si scende, si fanno prima due o tre prove a cronometro che servono per poi fare le batterie del giorno dopo. E poi da quelle si fanno le batterie 4 o 3 per volta in base a come è la strada, e passano di solito i primi due che vanno avanti per poi fare dai quarti, dagli ottavi, quarti, semifinale e finale. E adesso stai aspettando per iniziare? Sì, perché iniziano da un'altra che da altre categorie, e quindi siamo qua ad attendere di scendere. Okay. Va bene, allora non si dice niente in questi casi, vero? O c'è un rito scaramantico o qualcosa? C'è un rito, non so se poi lo faremo o no, ma... Aspetta, eh? Sì, è un rito dove praticamente in nome anche dell'amicizia che c'è comunque in questo ambiente, che è tutto sommato un ambiente piccolo, quando siamo già tutti allineati, ma qui essendo a livello mondiale un po' meno familiare, diciamo, tra di noi si fa, dice, siamo tutti pronti a partire, va bene adesso, però questa è una gara, e quindi dalla partenza fino all'arrivo, amici, tu dici amici un... Perché, ecco, proprio per dire ok, prima e dopo la gara siamo tutti amici, ma nella gara è gara, se uno può frenare anche un metro dopo dell'altra è giusto che ci sia l'agonismo per cercare di arrivare davanti. Tu appartieni a una scuderia, vero? Che magari sì. A noi di Ivo un pochino ci è familiare. Speed Down Menzana. Ecco, allora racconta un pochino quanti siete, cosa fate. Dello Street Rouge assieme siamo in tre, poi c'è un altro ragazzo, Marcus Aldinucci, lui fa il longboard. E niente, noi scendiamo giù per discese organizzate, ovviamente sempre in eventi, in Italia, in Europa. In Italia sono quattro tappe durante tutta l'estate, questa è l'ultima, la quarta. E poi nel mentre ci sono anche gare del mondiale o dell'IDF o dell'ICSA o della FIRSE dell'italiano, e facciamo prima le crono, le qualifiche il mercoledì o il giovedì, dipende, solo discese di prova, tante discese, e poi da lì le qualifiche, poi match race, sono, se siamo in tanti, a batteria di 4 e passano i primi due, poi sono le altre semifinali e la finale. Poi c'è, tipo, sarà la consolazione per la finale, e la finale che decreta sia campione del mondo. Senti, ma qua dentro come si sta? Si sfoga il paiolo? Si brucia? No, diciamo, un ottimo modo per depurarsi, dai. Sì. Comunque soddisfatto? Sì, no, qui ci si diverte. No, io mi diverto. Okay. Fa sempre una nuova esperienza. Da provare non è facile, magari per una persona che si volesse avvicinare a questo sport, cosa consiglieresti? È tipo uno slittino da strada, semplicemente uno skateboard allungato, ti sdrai tutto e sei tenuta delle maniglie, comunque sei tenuta al mezzo, e con la forza che spingi sul mezzo e le gambe spingi per terra, freni e poi imposti la curva, è molto semplice, non è poi così pericolosissimo. Ora veramente vi... È una pista molto tecnica dove arrivi a una certa velocità e poi c'hai subito una stretta. E quanto una è lunga la pista? Penso 1,5 km, 1,6 km. Comunque una tra le più corte, se no si arriva anche a 3 km di tracciati. Okay, allora ti lascio alla tua preparazione, grazie. Grazie a te.